E continuiamo con te, Julian, e ripartiamo con un nuovo argomento. Qualche giorno fa ho visto che è uscito un post di Melly Comics. Diceva che negli ultimi 5 anni il mercato del fumetto ha registrato un fatturato in Italia pari a 200 milioni di euro. E questa è una cosa che all'interno del settore la vedete, la recepite, come la recepite, si vede. No, però no, vabbè, in realtà comunque, vabbè, immagino Tex è uno dei personaggi che vende di più al mondo, quindi in realtà non sono nemmeno cifre che mi stupiscono più di tanto. Nel senso, sì, in realtà inizio a vedere, ad esempio, si sta sempre più avvicinando al modello francese, quindi sicuramente, ad esempio, per ora gli anticipi, diciamo, anche quelli alti sono comunque all'incirca la metà, cioè quelli italiani alti sono all'incirca la metà di quelli francesi. E piano piano, diciamo, si sta raggiungendo, diciamo, quella media lì, però è ovvio, nel senso, Asterix vende 4 volte di più il libro più venduto, il fumetto più venduto in Italia, quindi non lo so, è difficile avere una stima di quanto arrivi effettivamente tutti i numeri, eccetera. Non so. Tu, Giacomo, che sei molto giovane, ad esempio, come anche tra i tuoi amici, vedi che c'è interesse per il fumetto o meno? Insomma, diciamo che tra tutti i miei amici che sanno, i miei conoscenti proprio, li conosco bene, una quindicina, solamente due leggono fumetti regolarmente, altri due li prendono da me. E gli altri, diciamo, le leggono per vie traverse, nonostante io glielo sconsigli caldamente, ecco, però poi non è che posso menarli. E diciamo che però la situazione, guardando il mio canale o guardando le chat dove bazzico su Telegram e via dicendo, non mi sembra così malvagia, perlomeno non è sicuramente la più florida, però per il momento mi sembra che ci sia ancora interesse, ecco, che ci sia ancora interesse, che si può coltivare, sviluppare, magari un po' far rinascere. Si spera, ecco, perlomeno. Tu Come... Domenico, come la vedi, visto che siamo appunto su YouTube da tanto anche a parlare e leggiamo soprattutto da tanto, vedi vero. che sia migliorata la cosa o è come la vedi? Ma guarda, in realtà da quando ho cominciato a fare video e vedevo anche quante persone poi andavano effettivamente nella fumetteria, se ricordi io facevo video anche nei negozi, eccetera. E vedere oggi c'è effettivamente una inversione di mercato, nel senso che alcuni luoghi si svuotano, le edicole ormai, ragazzi, qua stanno quasi morendo, però allo stesso tempo c'è una concentrazione maggiore, di sforzi da parte degli editori in altri luoghi che non erano di solito quelli legati al fumetto. Per esempio, vedi nella libreria, oltre alla libreria di Varia, la fumetteria tecnicamente, adesso nella libreria insomma ci sono i cartonati, sono i fumetti, c'è un grande impegno da parte degli editori di spostarsi lì che ha portato degli ottimi risultati. Però io riprendo alcune dichiarazioni proprio di Bo Publishing, che diceva: abbiamo lavorato tantissimo nella libreria, abbiamo ottenuto questi risultati. Negli altri settori, stazionari. Quindi non ti impegni un cazzo in fumetteria, continui a vendere sempre lo stesso. Perciò penso che in realtà il pubblico che va a leggere i fumetti non si è rimpolpato tantissimo, qualcosina è cambiato, però gli equilibri sono sempre gli stessi. Magari non voglio parlare nemmeno di una mancanza di storie valide, perché in realtà qua tutti i giorni esce un fumetto nuovo, quello di Julian bellissimo, quello di altri amici fantastici. Cioè, in realtà siamo veramente quasi come i francesi e volendo anche quasi come i giapponesi, che c'è un fumetto per ogni aspetto della vita. E questo secondo me è molto valido, è molto interessante. C'è un grande fervore, c'è molto da raccontare, ci sono tanti autori, questa è veramente una cosa bella per il mercato. Quindi io penso che in realtà ci sono state soltanto delle inversioni di massa, però alla fine si leggono i fumetti e che i risultati siano grandi, non come nei tempi d'oro, naturalmente, i tempi di Topolino che faceva migliaia e migliaia di copie, cioè di nuovo Tex, di nuovo di Randon che vendevano i milioni di copie, naturalmente non si può più pretendere quella cosa là. E comunque rimaniamo uno dei paesi che legge di meno, in Europa in generale, questo purtroppo è tristemente vero, ma
io mi guardo intorno e mi sembra che quasi leggano più fumetti che romanzi. L'impressione anche per me è quella, sì. La butto lì. Lei, i lettori di fumetti, quei pochi lettori di fumetti di tutta Italia sono quelli che reggono l'editoria. No, sicuramente ci saranno dei lettori di libri, non me ne vogliano. Però, insomma, io mi guardo intorno e non è che frequento soltanto fumetterie, cioè frequento anche librerie, incontri, gallerie, mostre, eccetera. Il fumetto ormai sempre, magari non è così istituzionalizzato come dovrebbe essere, però è veramente molto sdoganato. Cioè il fumetto è quasi ovunque ormai. Ma più che altro, secondo me, anche diciamo che il lettore di fumetti è più dedicato rispetto al lettore di libri, che legge il libro ogni tanto, mentre il lettore di fumetto legge tanti fumetti continuamente, accumula volumi e legge di continuo. Li accumula e non li legge. Oppure, vedi, pure gli amici di Jack che per vie traverse, sicuramente il venerdì leggono 7-8 manga. Dunque, il lettore di fumetto inevitabilmente legge molto di più del lettore di romanzi, cioè, cioè, poi magari non capisce un cazzo, questo è un altro discorso, ma magari non capisce un cazzo, ma anche il lettore di romanzi, non è che deve essere per forza così equilibrato, però ripeto, secondo me di fumetto ce n'è tanto da raccontare, da leggere, la gente lo vuole leggere, speriamo insomma che vada sempre meglio nel tempo e che non diventi una cosa profetica quelle 2000 lettori in tutta l'Italia. Ma il fumetto comunque fa parte della storia del nostro paese, è comunque un elemento cardine, è comunque un elemento importante. Il problema è che, nonostante sia molto importante in Italia rispetto ad altri paesi, non viene preso sul serio da chi dovrebbe parlarne bene. E questo è un problema, cioè, è un elemento importante del nostro paese del quale possiamo far tesoro, un vanto, e però non viene preso sul serio. A volte io penso, mi odieranno per questa cosa, ma me ne frega, sono abituato ad essere odiato. Anzi, mi diceva Death Mask del cancro, più sono odiato, più mi sento potente. Penso che a volte venga considerato male questo nostro mondo perché non la maggior parte, io spero di no, però la maggior parte di quelli che vengono mostrati come lettori di fumetti sono sempre i nerd, sono sempre quelli che hanno un po' di difficoltà relazionali, allora sembra sempre che noi siamo delle persone un po' strane, inevitabilmente siamo sociopatici, perché insomma il fumetto è una cosa che devi vivere da solo, se non ti piacesse stare da solo e leggere automaticamente non potresti amare i fumetti, questa è proprio una diretta conseguenza, sta nel casino a leggere i fumetti e vedi se ci riesci, quindi sicuramente noi abbiamo qualche difficoltà, però vedo che c'è sempre ancora questa immagine del nerd che oggi è stata un po' svecchiata, ma alla fine è soltanto un momento di identità culturale, perché si sono persi alcuni valori, quello che veramente aveva profetizzato Nietzsche e poi è successo sul serio, quelle cose in cui si credevano non reggono più gli esseri umani, oggi non si crede quasi più a niente, no? Perché quando cominci a credere a tutto, fake news, informazioni, cose eccetera, non credi più a niente e quindi perdi un po' la tua identità, e al momento ci sono delle cose valide nel nerd che piacciono, tipo questa immagine di finto intellettuale come me, del resto finto intellettuale che sta lì, che magari può anche acchiappare la ragazza che ne sa di più nel gruppetto perché vede tutti i film della Marvel eccetera. È solo un momento che si è svecchiato, è ciclico, che è una moda, come la moda, perdonatemi, la moda del femminismo, c'era 50 anni fa, poi si è fermata, ma è ritornata, fra 50 anni ritorna, poi ritorna il cinema in 3D di nuovo, ma si è fermato il cinema in 3D quasi, spero che muoia definitivamente, ma tra 20 anni torna anche quello, poi tornano di nuovo i nerd. Una cosa non cambia mai, non passa mai di moda, la stupidità. Abbiamo una domanda interessante di Andrea Armonia, partiamo dal capitano. Secondo voi quanto durerà il fumetto cartaceo? Questa è una bella domanda. Ma in realtà io sono di quelli che durerà parecchio, cioè servirà comunque un ricambio generazionale, per cui
Non lo so, per essere dimenticato, secondo me è ancora una generazione, cioè ce ne vuole ancora, secondo me, perché comunque l'oggetto siamo abbastanza legati, almeno la mia generazione, secondo me anche quelli nati nel 2000 e secondo me anche magari quelli nati nel 2010, per dire, quindi secondo me serve un po' di tempo e non è detto in realtà che sarà vivibile il pianeta quando, cioè magari sparisce prima tutto il resto che il libro cartaceo, quindi non lo so in realtà, secondo me dura. Pensa se succede il contrario. Restano i fumetti e muoiono gli esseri umani. Secondo Secondo me è molto più. Posso rispondere me. Vai, vai, vai. Penso come Julian che ci vorrà veramente molto tempo prima che il fumetto venga abbandonato come prodotto cartaceo. Ma non soltanto perché le tecniche produttive sono molto più economiche, pratiche, quelle attuali, per renderlo digitale, trasformarlo e farlo diventare un'altra cosa, c'è bisogno di molto impegno, c'è bisogno di denaro, c'è bisogno di cambiare l'intera filiera, automaticamente cambiare anche il modo di pensare delle persone che leggono i fumetti. Sì, ma poi un'altra cosa, secondo me, non so se hai visto i manga della Star Comics, ad esempio, che hanno messo in digitale Maison e Koku, ma con una differenza rispetto al volume cartaceo di 1 euro o 2. Troppa poca differenza, secondo me, per preferire il digitale. Ti prego. Pochissimo, 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 perché resto un attimo basito come al solito, perché vuoi combattere anche da un certo punto di vista, lo fai digitale perché in questo modo combatti la pirateria e permetti alle persone di leggerlo comunque sui loro dispositivi, però dandogli un'alternativa legale, valida per continuare a far andare avanti l'editoria. In realtà noi sappiamo benissimo che la pirateria non danneggia minimamente tutte queste cose, non gliene frega niente, perché l'editore che vende Maison e Koku ce l'ha solo lui, l'editore che vende Death Note ce l'ha solo lui, non gliene frega niente a nessuno della pirateria, dei fumetti in realtà, perché li vendono solo loro, non c'è concorrenza. Extract lo vende solo Shockdom. Se Extract lo vendesse anche un altro editore, allora forse sì che dovrebbe esserci la competitività. Allora forse sì che i fumetti scenderebbero di prezzo. Ma siccome c'è un solo editore che fa tutto, che gli frega? E il problema è quello che questo settore non ha competitor. E questo porta anche a non specializzare gli editori nel digitale. E quindi, giustamente, se lo vende sempre lui, Kirio, che gli frega di abbassare il prezzo? Tanto te decidi, me lo compro cartaceo, è sempre lui lo vende, che gli frega? Penso che dovranno passare almeno 300-400 anni per cominciare a pensare a un fumetto completamente digitale. Ma ne deve passare di acqua sotto i ponti, cioè dobbiamo arrivare veramente saturi al punto che pure la foresta amazzonica, che sono 30 anni che è disboscata e campa ancora, in realtà, deve veramente andare giù la foresta amazzonica per riuscire a pensare, allora magari adesso c'è un'alternativa. In realtà ti svelo questa cosa, non lo posso dire, però lo dico, vabbè, siamo tra amici. Ma sì. Ma sì, no, in realtà stavamo pensando a un progetto insieme ad altre persone per un tipo di alternativa valida alla carta, che insomma non ne posso parlare proprio nel dettaglio, però di alternative ci sono, non nella sparizione del cartaceo, perché inevitabilmente questi prodotti ci piacciono anche perché li possiamo collezionare, perché c'è la doppia valenza. Un po' siamo psicopatici e dobbiamo stare da soli, e poi ce lo dobbiamo anche godere da soli e metterlo nella libreria. Le due cose vanno a braccetto: c'è cioè il fatto che i fumetti hanno venduto tanto nel tempo, e anche perché c'erano delle speculazioni qua e là che non le faceva la casa editrice in prima istanza e le faceva il negozio oppure il privato. Insomma, ragazzi, questo lo fa l'essere umano da sempre. Quante volte ti do questa carta di Yu-Gi-Oh! Rarissima giapponese e tu mi dai abbandono? Non è vera, una carta fotocopiata dai cinesi proprio così. Ma guarda, è rarissima giapponese, non è vero. Però, insomma, la compravendita a imbrogliare c'è sempre stata e penso ci sarà sempre. Anche questo fa parte della storia umana. Un giorno di questi faccio sputare a Julian dentro il suo fumetto che c'ho io, così me lo vendono il suo materiale genetico. Vale di più. Vabbè, finché è saliva, dai, ci possiamo stare. Sì, no, finché saliva. No, come Fantozzi, firma col sangue. Esatto.
Tu Giacomo che ne pensi? Sei d'accordo con loro? Ho fatto un video qualche settimana fa proprio riguardo e mi sono concentrato particolarmente sugli aspetti tecnici, diciamo, perché secondo me, poi magari Giulia e Domenico che sono autori negheranno ciò che sto dicendo, però secondo me ci sono dei limiti proprio nel voler proporre un fumetto solamente in digitale. Un conto se un fumetto nasce in cartaceo e poi viene trasposto, se un fumetto nasce già in digitale, l'autore comunque deve tenere conto di determinati aspetti del tablet, del cellulare, del comunque dispositivo sul quale verrà letto, perché chiaramente si creano delle difficoltà nella lettura. Se tu lo leggi su un cellulare, se tu lo leggi su un tablet, un fumetto che magari ha dei disegni molto piccoli, dei balloni di dimensioni diverse, diciamo l'intenzione dell'autore, ciò che l'autore vuole far percepire al lettore, secondo me viene un po' filtrato al mezzo. Guarda. Secondo me te c'hai ragione, però è anche per un altro motivo legato a quello che dici tu, cioè fare un fumetto solo digitale preclude la possibilità a quelli che non hanno uno strumento digitale di leggerlo. È vero. Io magari ho il telefono, però il mio telefono vecchio non la regge l'app, oppure non funziona, non è adatto per il mio telefono, oppure non c'ho il tablet, oppure il PC, per mia volontà, io il PC lo uso solo per lavorare e non per l'intrattenimento. E che fai? Che fai? Te ne privi? Il fumetto secondo me è un'arte povera, cioè, dovrebbe continuare a restarlo per un altro po', un'arte povera nel senso che chiunque la può fare e chiunque deve poterla leggere, perciò farlo sul cartaceo è ancora la cosa più valida secondo me per questo, perché così la capillarità è immediata, è valida e arriva a tutti quelli che vogliono comprarlo. Se io magari non voglio mettercelo sul cellulare e non mi puoi precludere l'opera di un autore che mi piace, che voglio scoprire semplicemente perché non posso in questo momento, la batteria scarica, non c'ho la connessione, qualsiasi problema legato a quello. Invece io il fumetto lo piglio, lo leggo. No, Fatto. poi Anche a scrocco volendo. sì. Non voglio demonizzare totalmente il digitale, visto che là dietro hai il volume Farrar inventare il fumetto di McCloud. Proprio lui parla del digitale, parla di già 20 anni fa, di alcuni vantaggi che avrebbero potuti essere, il foglio che è potenzialmente infinito, ti puoi espandere, però diciamo che lì si concentra molto sull'aspetto filosofico della cosa, ecco, Ma fra. quelle cose, guarda, quelle cose sono state anche abbastanza superate in realtà, perché cioè, il mondo del digitale, il mondo di internet e il mondo di YouTube, come dicevamo prima, è qualcosa che cambia regole non, quasi giorno dopo giorno. Quindi è molto difficile star dietro a questo tipo di sistema, e questo secondo me è il grande problema dell'internet e anche di pubblicare soltanto su internet, solo sul digitale. Ma io sarei un pazzo a pensare a una cosa del genere. Infatti, sto scrivendo un saggio su Dragon Ball e darò la possibilità alle persone di prenderlo sia digitale che stampato, perché ci sarà sempre qualcuno che ha la necessità di leggerlo soltanto cartaceo, ma a differenza non ci sarà sempre qualcuno che ha la possibilità di leggere soltanto sul tablet. Infatti spesso capita che qualcuno compra il cartaceo e poi compra il digitale perché in quel momento non può leggere il cartaceo, magari è fuori casa. Fuori casa dice non me ne so portare appresso, allora lo compro un attimo digitale, poi magari faccio un refund e lo butto via. Un esperimento interessante che ho visto fare io è stato quello che hanno fatto su Ken il Guerriero e Naruto, anche se non sbaglio, in Giappone, venduti in questa confezione con i due tablet attaccati a simulare un albo con tutta la serie. È sicuramente un esperimento interessante, soprattutto per chi come noi ha problemi di spazio, immagino tutti ormai, io sicuramente. Si vede. Tieni tutta la serie di Ken in. Solo che era abbastanza costoso, se non ricordo male, anche perché devi comprare due tablet. Però se riuscissero, diciamo, a mediare la cosa, quello potrebbe essere interessante. Avere tutta una serie nello spazio di un volume, anche a livello collezionistico, ci sta. Sarebbe veramente molto utile se gli editori dicessero: ti diamo, come ha fatto Shueisha, ti diamo questo tablet convenzionato con noi. Paghi un abbonamento per avere tutto e fare una cosa tipo Netflix, come Sì. faceva con Mixology, no? Te paghi l'abbonamento, però mi devi dare anche lo strumento. Me lo devi dare tu e io devo anche pretendere che se lo strumento ha delle difficoltà, te me lo devi cambiare, me lo devi aggiustare, me lo devi aggiornare. Perché se te fai solo l'app e poi me lo devo vedere sul mio telefono, che magari non è
non c'ha le giuste proporzioni della pagina, eccetera, poi trovo in difficoltà con la lettura, e con chi me la prendo? Invece se l'editore me lo vende, sono anche più contento, io mi sento più tutelato come acquirente, come lettore, cioè sto prendendo qualcosa che l'editore ha pensato per me, che poi l'editore ci deve guadagnare, è normale, perché qua nessuno fa niente per niente, ragazzi. Vabbè, è chiaro, quello sì. Infatti, come diceva Michael Compo in un commento, anche riprendeva questa cosa che hai detto, il fumetto digitale potrà sfondare se venduto a pacchetti illimitati tipo Spotify o Netflix. Secondo me, con degli appunti così, o come sta facendo anche Shueisha con la sua app, l'avete vista, sì. Esatto. Vabbè, però Shueisha, quello che fa è che giustamente Shueisha ha capito che sì, i siti illegali possono fare pure due spiccioli con i capitoli loro, però quelli che fanno più soldi sono loro, sono sempre loro alla fine. Quindi cioè, io te lo posso anche far leggere, tanto è più una vetrina in realtà, perché restano i primi tre capitoli e gli ultimi tre capitoli di ogni serie che pubblicano. Quindi non è che tu puoi davvero andare a leggere tutto lo scibile di Shonen Jump, devi stare... No, insomma, quando, se ti fai l'abbonamento poi lo puoi fare. Chiaro, se ti fai l'abbonamento lo puoi fare, altrimenti stai lì, insomma, ti vedi soltanto quelle cose là e dici, adesso così combatto la pirateria, ti offro lo stesso servizio, però te lo fa la casa editrice originale, ufficiale. Giacomo, ti posso dare in più un'altra cosa, insomma, che è, se, in realtà, poi parlando di scusa, chiudo, che poi parlando di fumetti, in realtà è soltanto l'ufficialità e una maggiore aderenza all'originale, perché giustamente sono le traduzioni ufficiali, quello che c'hanno loro, a differenza di quello che può fare un gruppo di fan translator che potrebbero, come non potrebbero, sbagliare, insomma. No, poi come dicevate prima c'è anche un discorso psicologico, ovviamente, perché i lettori di fumetti, quei pochi che ci sono effettivamente in Italia, sono tradizionalisti, abitudinari, il fumetto di per sé più del romanzo spinge ad essere un collezionista, cioè ti spinge a accumulare in maniera spasmodica, e poi c'è anche un discorso psicologico non solo dalla parte dei lettori, secondo me anche dalla parte degli autori, perché io, magari adesso voi mi confermerete, non sto scrivendo un fumetto, però da due anni sto scrivendo un libro e il mio obiettivo finale non è quello di pubblicare in digitale, magari volendo si può fare, ma l'obiettivo finale è quello di vederlo cartaceo, che è un po' un modo di vedere concretizzato il proprio lavoro. C'è ancora questa idea che l'obiettivo finale dell'opera di un autore sia quello di venire stampato, poi non so, magari fra 50 anni sarà diverso, però per ora per me è così, non so se anche per voi la cosa è uguale, ecco. Credo anche tecnicamente, magari se Julian anche ce lo può confermare. Per esempio. Sì, per me sì, sicuramente, però noi comunque siamo vecchi, dobbiamo pensare a quelli che, non so, nascono nel 2000. Magari loro no, magari loro vogliono che ne so, lo use, solo non si sa, magari per capire se il loro lavoro è concretizzato o meno. Era molto interessante il discorso sul effettivamente i formati. Un autore che si ritrova magari a lavorare su formati, cioè pensare, diciamo, il proprio lavoro su diversi formati è effettivamente difficile da pensare proprio, proprio perché la tecnologia evolve, cambia, e quindi sì, effettivamente. Secondo me non tanto la cosa della batteria o del magari non ho il portatile, perché secondo me sarà sempre di più una protesi lo smartphone o il tablet, però secondo me è proprio la cosa del come saranno i modelli, e come, diciamo, il lavoro più tradizionale, che quello al fine di disegnare fumetti, sarà integrato. Ovviamente è complicato, non è facile. Vabbè, se ci pensiamo un po', Verticalismi giocava su questo. Certo, ha fatto un super lavoro, in realtà. Su questa cosa ha fatto un'aggiunta in chat importante anche Sommo Buta, che ha detto: ho chiesto a Ishiro Nakaguma, il direttore editoriale di Shogakukan, quello che state dicendo voi di un Netflix sui manga, e dice che effettivamente ci stanno pensando tutti, quindi non è una cosa così campata in aria. Ma effettivamente il digitale funziona, loro lo sanno che funziona, è inevitabile, è come Thanos, soltanto qua che non funziona, perché qua in Italia in realtà non tutti sono così legati allo strumento digitale, se non per il pallone. L'Italia è una repubblica fondata sulla palla da calcio. Per il pallone tutti quanti imparano a usare DAZN, imparano che devi andare su Sky a vedere la partita, eccetera. Ma per i fumetti, anche perché, dai, diciamoci la verità, ma quelli che leggono text, ma perché hanno lo smartphone?
Cioè, qualche ragazzo che legge Tex, tra cui anche io, ce l'ha, ovviamente, ma la maggior parte mica c'hanno lo smartphone. Che gli frega di fare lo smartphone, di avere il tablet giusto? Tanto loro vanno in edicolo, tanto ormai stanno morendo pure le edicole, prima o poi. Sarà un casino. Questa Italia, l'Italia è veramente piena di roba, perché ci sono tutti i fumetti italiani fantastici, tutti i fumetti autoriali, che secondo me, come dicevo prima, sono straordinari, tutti quelli giapponesi, alcuni francesi, tutti quelli americani. Il lettore italiano è rincoglionito, secondo me non sa più nemmeno che cosa può leggere, cosa deve leggere, dove deve leggerlo. Ci vorrebbe un bello strumentino effettivamente che racchiude, che riassume tutto, però sempre tra 400-500 anni, ma adesso dobbiamo tribolare un pochettino. Comunque è vera quella cosa che diceva Giulia, diventeranno un po' una protesi di noi gli smartphone, diventeremo sempre più cyborg, magari così direttamente negli occhiali. L'altra volta ho visto degli occhiali, occhiali con la radio, cioè tipo... E ti senti la musica dagli occhiali, costano tipo 200 rotti, e ho detto porca puttana, io i miei li ho pagati, hanno 30, metto le cuffie, è chiaro che vedi che pensa l'italiano, dice, io risparmio, metto le cuffie, lo smartphone già ce l'ho. Per questo dobbiamo aspettare molti anni, perché quando diventeremo tutti più ricchi e questi strumenti saranno veramente alla portata di tutti e saranno estensione nostra, come giustamente diceva Giulia, allora sì che si potrà pensare di integrare tutto all'interno di una sola e indivisibile soluzione. Però per adesso ci sono 3.000 negozi, 3.000 modi, anche modi diversi di leggere lo stesso fumetto, e non solo cartaceo e digitale, ma pure hardcover, paperback, spillato, Gesù, tutti. È vero. E poi comunque l'italiano, diciamo, sul digitale, secondo me in Italia c'è ancora questa cosa che l'italiano pensa, se tanto me lo devo scaricare in digitale, a quel punto lo faccio non pagandolo. L'italiano medio spera sempre di non pagare. Però l'italiano medio spera sempre, Caverna di Platone, hai fatto un fumetto, ma quando me lo regali? Perché non te lo vai a comprare, porca puttana. È vero, c'è sempre questa mentalità, c'è sempre. Se puoi scaricarli, perché sei così sciocco? Cioè, siamo noi gli stupidi, quelli che li comprano, cioè, capito? È così che funziona il ragionamento. Oh, io sarei contentissimo se tipo fanno le scan del mio fumetto, vuol dire che è così introvabile, la gente si lo vuole leggere tantissimo. Ci hanno fatto addirittura le scan e le fanno girare su TNT Village. Sarei contento, figure. Perché no? Perché dire di no? Però... È la follia dell'Italia.